Rocca Montepiano la festa in onore di San Rocco è tornata al suo antico splendore e dopo l'emergenza dovuta al Covid-19 migliaia di persone sono arrivate nel piccolo paese montano della provincia di Chieti per assistere e partecipare alle numerose iniziative organizzate dal comune e dal comitato feste. Questa mattina la Santa Messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto Bruno Forte, che prima della celebrazione ha visitato il paese insieme al commissario per la ricostruzione del Centro Italia Giovanni Legnini, già sindaco di Rocca Montepiano, all'attuale primo cittadino Dario Marinelli e al suo predecessore Adamo Carulli. Dal 12 al 16 agosto la festa e la fiera di San Rocco sono all'insegna della gastronomia, del tradizionale mercato, del divertimento a Luna Park, delle notti bianche di Ferragosto e dei riti sacri e del pellegrinaggio in onore del santo protettore dei malati. Sciolti i lacci alle limitazioni dettate dalla pandemia, quest'anno gli organizzatori hanno potuto riproporre il programma completo e nella versione ufficiale per i solenni festeggiamenti della Madonna dell'Assunta e di San Rocco. Oltre alla rassegna musicale a richiamare tantissimi visitatori, sono stati la tipica fiera con la tradizionale sfilata delle conche devozionali e i luoghi sacri, il santuario, la fontana e la grotta di San Rocco. Senza dimenticare le brocche realizzate in onore del santo che sono in vendita sulle bancarelle. Da sempre questi capolavori di artigianato locale attirano l'attenzione anche di collezionisti e molte famiglie abruzzesi e non solo vengono lasciate in eredità ai discendenti, quale buon augurio affinché il santo li protegga dalle malattie. Nel Parco delle Carpini, oggi 16 agosto, si svolge l'ultima delle tre notti bianche con musica e intrattenimento fino a tarda notte. Alla buona musica si accompagna anche il buon cibo di strada, viene garantito il servizio parcheggio. Sono i ragazzi volontari del comitato, in collaborazione con i vari gruppi di protezione civile, ad occuparsi della sicurezza stradale e del regolare transito delle auto. Dopo il successo riscosso dai concerti della Queen on Fire, cover band dei Queen, il 12 agosto, di Marco Morandi, il 14, dalla festa del Cocomero e dall'esibizione del Porto Sepolto, che ha proposto musica anni 70, 80 e 90, la festa si conclude oggi con le solenni celebrazioni di San Rocco, sfilata delle conche tradizionali, della banda, fuochi d'artificio e musica in piazza. Una festa che è stata occasione per ritrovare serenità e voglia di stare insieme, accantonando almeno per alcune ore la paura dei contagi e con la speranza che la pandemia tra qualche tempo sarà soltanto un lontano ricordo.